Buongiorno a tutti i duellanti, bentornati da Yami Hardways per il terzo giorno di Battaglia della Leggenda capitolo 1. Dopo aver trovato ovviamente il numero 90 e il drago imperatore del caos, la speranza oggi chissà se andiamo a trovare questo grande stronzone di numero 39 in lingua astrale. Andiamo un po' a vedere. Intanto vi voglio dire una cosa, c'è un mistero da svelare. Mi sono usciti come sempre i 4 megapack, come vedete. Allora, come dato, oggi altro doppio di mannaggia la troia, che cosa che io non voglio. Mi è uscito il doppio di Almirage, però mi mancava. Però ragazzi, oggi cosa molto strana. Intanto abbiamo Glorioso Soldato Nero, Soldato del Caos come promo e Cyber Lady Arpia. Cyber Colpo, bella, dai, ci sta. Però la cosa strana, sapete qual è? È che negli altri mi sono uscite 2 promo per il pack. In questo me ne sono uscito uno solo, cioè da ognuno di questi ti escono 2 promo. Ora qui me ne sono usciti uno e uno. Cioè la cosa è molto strana, infatti dietro cosa dice? Ogni confezione contiene una rara segreta, 6 ultra rare e 30 carte comuni, più uno di questi dati condizionati. Quindi o me ne sono usciti 2 in più negli altri, oppure è normale che ne esca uno, oppure qui mi mancano. Boh, non lo so, scrivetemi nei commenti secondo voi qual è la verità. Intanto lasciate un bel like, raga, iscrivetevi, commentate, iscrivetevi in tanti, così cresciamo, porto nuovi contenuti, spacchettamenti, video su Duel Links, Master Duel, Talk Studio. Intanto andiamo ad aprire la prima busta, non perdiamocela poi in chiaro. Vediamo oggi cosa ci capita di bello. Intanto, allora abbiamo Kyoto Lungomare e Scala di Ferro, ormai le carte le abbiamo quasi tutte qua, tipo già queste 3 Soldato Erosione, numero 75. Cali di fantasma dell'antico mantello, oggi andiamo un po' più veloce. È Escuridao, finalmente qualcosa che mi mancava. Guerriero, fusione, effetto, bello. Un mostro lamentato, un mostro Escuridao. Deve essere una tramite fusione, quando 100 attacco avrai un mostro mentale nel tuo cimitero. Bello l'Escuridao. Grenmaciu, mamma mia. Proprio il passato, questa pure mi mancava. Doppia lega spiara le abbiamo. Dusktopia, un altro. Denko secca, questa manco ce l'avevamo. Vabbè, la spadaccia del cazzo, fusione vision, ci resta il necromolo, neos cavaliere, oggi andiamo a più spediti, raga, così non perdiamo tempo. Strega il costume, gioca e ninja, il crepuscolo, sonno kaiju interrotto e arrivano le ultra. Il quick launch, bellissimo, stiamo a 2, bellissimo, così facciamo un bel playset, vediamo un po'. Raxiz, un po'. Oh, numero 54, cure di leone. Questo ci mancava. Ok, e poi abbiamo Orgot l'implacabile, abbiamo fatto un bel 3x. Questa è il nostro bottino della prima busta. Seconda busta, partiamo più spediti oggi, numeri gloriosi, tanto ormai la maggior parte sono doppioni. Fusione fossile, bella per Jim Crocodile Cook, Drago Fossile Skullgar. Sunrise, sì, bello ragazzi, questo è un doppione che ci fa proprio qua, mamma mia, ci facciamo il 3x di Sunrise, errore mentale comune, mamma mia. Proprio lo spacco, doppia elica spiarale, i Kaiju Files, Cavalieri Fantasma degli Stivali Silenti, siamo quasi a metà, numero 52 Drago del Caos Heart Art, ne abbiamo una, Raiden, benissimo, short 3x, grandioso Raiden, bellissimo, se viva, ricarica solare, vai, vai così, ma si tratta di fedeli della luce che per me sono ben accetti, sonno Kaiju interrotto, alta velocità, spara elastici, crociato di Endymion, questo poi mi fa piacere, una fusione, vediamo un poco, Adoration, pure ci fa piacere, ma siamo quasi alle ultime ragazzi, Denko secca, andiamo avanti, e siamo alle ultra, e sì, infatti, e emergenza, bella, bellissima raga, mamma mia, di ultra o super, guardate qua, quando c'è il fuoco, tipo qualcosa così, mamma mia, c'è un elemento tipo acqua, fuoco, sono molto più, i dettagli si vedono molto meglio, guardate qua, guardate emergenza, l'esplosione come siete bella, davvero davvero uno spettacolo, aggiungi un mostro lamentato al tuo deck la tua mano, andiamo avanti, vediamo un po', Maxis, oh Minerva l'eminente fedele della luce, guardio, oh spacco, guardio, abbiamo spaccato proprio, abbiamo anche Minerva che mi serviva proprio per Lightsword, mamma mia, guardio, che spacchettamento. Voglio quasi quasi ne compro un altro, troppo belle le carte. Molto molto belle, Minerva, vediamo l'ultimo. Buu, Jubel! Mamma mia. Io poi non lo sapevo, raga, ho visto poi dopo. Questa stronza vale sui 10 euro, è una delle ultra che vale di più, quindi ne ho trovato pure un'altra. Molto molto bene, andiamo avanti. Il bello è che ho visto che Jubel sta salendo ancora come prezzo, quindi
provarla fa molto molto piacere. Siamo al terzo pacco, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ho imparato il trick, raga. Andiamo avanti, modo di fare cosa sei. Pescata di ferro. Preparazione dei riti. Fusione fossile, ormai mi ha fatto la collezione. Hangar Unione. Oggi molto molto più spedito. Cyber e il Tanning. Bella, questa ci mancava. Cyber Drago, questo fa uno spacco quando entra in campo, se non sbaglio fa un attacco incredibile, spacca tutto, fa un macello. Guerriero fossile Teschio Re, bella questa, ci mancava. Oggi mi farebbe piacere trovare tipo un Cyber Drago, che non ho trovato, se non sbaglio anche l'Ultra Calantosa, bestia mistica della foresta. Ci sta, Guerriero fossile Teschio Ossa, sta facendo la collezione GX, molto molto GX qui. Cactus rimbalzante, fossile vivente, bello sempre per Jim Crocodile Cook, molto bel soldato galattico, benissimo io. Il bello sono molte ritrenne di carte che servono, anche se comuni che fanno schifo a cazzo, però non fa niente. Kagen, Ninja del Crepuscolo, più avanti, Tech Genius, Direttrice Arpia, la Lynch che ci mancava, molto bella la Direttrice Arpia, signora puttana. Acqua della Vita, questa non conosco proprio questa carta. No, che fa sta cazzo? Non contro nessun mostro. Scegli come bersaglio un mostro nel tuo cimitero. Allora specialmente con bersaglio pozione di attacco. Inoltre, per il resto di questo turno, dopo che questa carta si è risolta, non puoi attivare effetti di mostro. E certo, effetti del mostro vado sperando di tutte. Puoi attivare solo acqua della vita per turno. Interessante. Non dico un Monster Reborn, E passiamo ora alle... Mamma! Wow, you triplo Jubel! Porca troia, mi è stato subito. Triplo Jubel, oggi stiamo a 30 euro. Questa continuerà a salire. Mamma mia, devo vedere quella là di Phantom Nightmare, quanto sta? Però questa sta sui 10-15 euro, quindi ne ho trovate 3. Ah, voglio un spettacolo, però. Ha voluto bene qua Konami, Devo dire la verità, il povero uomo se ne è cavato, vediamo un poco. Poi. L'elefante volante, la mitica carta con cui Pegasus straccia, se non sbaglio, Bandit Ken in una puntata dell'anime. Comunque, che questa ha tipo un effetto exotico che fa vincere subito il duello. Quindi spettacolo, va. Allora, elefante volante, vediamo l'ultima, vediamo l'ultima. BOM! Chi è visto qua? Aspetta, chi è visto? Kumongo, il kaiju filo appiccicoso. Mai vista questa carta in vita mia, mai vista. Insieme a quel Garmin, cioè, sono due kaiju che non ho mai visto. Non so manco quanto costa. Ok, dai, mettiamolo dentro. Passiamo all'ultimo pack. Ultimo pack della giornata. Chissà, raga, è una mossa buona per numero 39. Cioè, ragazzi, sfruttiamo quello. Abbiamo fatto proprio lo spacco, però. 6, 7, 8. Se troviamo Astral, cioè, boh, porca troia, non mi è venuto. Ultimo pack della giornata, raga, ultima chance per trovare numero 39 versione astrale. Cioè praticamente oggi mi manca solo quello. E penso Cyber Drago. Sì, poi abbiamo trovato tutto quello di interessante. Fusione destino. Ala nera d'assalto su Aya, tempesta di pioggia. Questo qua pure è forte, raga. Soprattutto nei deck sincro, molto molto interessante. Denier eroe del destino. Sta sempre comodo. Drago Fossil Sculpios. Benissimo, tenitore decimatore ero extra, questa non trovo. Sì, l'abbiamo trovata. Andiamo avanti, Skullgar, un eroe sopravvive, ma dico, io lì sbaglio questo. Benissimo. Celestia, benissimo, ne abbiamo un altro. Vion eroe Vision, beh ci sta come. Ride Raptor, porca fortezza, non ci interessa. Lumina, benissimo, anche se ormai ne abbiamo Bizziff, lascio Vision. Siamo arrivati a Nel Vuoto. Ah, questa molto molto forte, ricordo sempre effetto che questa è tipo una mini anfora della vita. Se hai più o più carte nella tua mano, pesca una carta, e se lo fai però durante l'end phase, scarti tutta la carta. Beh, raga, comunque molto molto forte questa qua, ci può sempre venire utile. Siamo a Denko Secca, è un po' Salamagna al Mirage, benissimo, benissimo, per Cyber Drago e per Salamangreat. Vediamo un poco, ora se non sbaglio arrivano le ultra. Un'altra Minerva, benissimo, benissimo. Siamo a due per di Minerva, cioè ormai vedete la luce, però cioè da quando stavo a zero con questo c'ho quasi completo, raga. Minerva, assaltatrice del cielo ma no a post bruciatori. Non conosco proprio sta carta. Andiamo avanti. L'ultima carta di oggi, Minerva, un'altra Minerva, porca troia, ragazzi.
Abbiamo fatto proprio il 3 per in una sola giornata di Minerva. Andiamo a vedere il bottino di oggi. Beh, giornata molto molto alla Juve, però quando troviamo Jubel che sta a 10-15 euro, quindi abbiamo già... Non che ci vado pazzo per questa giornata, quella di ieri è stata molto molto più potente, però abbiamo Minerva, abbiamo trovato una Minerva in 3 per, che io vado pazzo per i fedeli della luce, quindi un 3 per di Minerva, 2 con la scritta argentata, come vedete, una con la scritta dorata, e ora voglio un doppio Jubel sia in scritta d'oro che argentata, questa qua. Dove vedete Minerva quanto costa, quanto sta, se non sbaglio sta salendo anche lei, ma Jubel sta andando proprio, sta schizzando a passo, schizza malamente la signora. Assaltatrice del cielo, ma post bruciatori non conoscevo proprio, nemmeno Kumongo Sky, devo vedere un po' quanto. Elefante volante e emergenza, siamo a quick launch. Numero 54, cuore di leone, questa mi mancava, bella. Orgot l'implacabile, questo è il nostro bottino di oggi. Certo, ragazzi, la speranza di trovare ancora, come si chiama, numero 39, utopia in lingua astrale. Vedremo per il terzo giorno, per il quarto e ultimo giorno, vedremo un poco cosa ci riserverà. Ragazzi, se troviamo quella nell'ultimo giorno, abbiamo proprio, se viene uno spacchettamento mondiale. Ok, ragazzi. Lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate, come sempre, scrivetemi qui sotto se anche voi lo state comprando, cosa ne pensate, se vi stanno piacendo le carte. Io penso che sia un bel prodotto, soprattutto per i ritrain di vecchi archetipi come Fedele della Luce, appunto, Hero, Eroe del Destino, ci sono molte carte molto come Jubel, Quick Launch, carte molto molto interessanti che servono, non per un meta proprio incredibile, però anche da collezione. Ok, lasciate like, commentate, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video per il quarto e ultimo giorno. Ciao!